L'alimentazione è fondamentale nel percorso di cura del paziente, sia quando il paziente è potenzialmente guarito, ha effettuato la chirurgia, le terapie oncologiche per prevenire il rischio di recidiva, ma anche per prevenire il rischio di tumore in coloro che non l'hanno sviluppato e ancora nella fase di malattia attiva per aiutare nel percorso di cure, dove l'alimentazione intesa come correzione dell'alimentazione e correzione della malnutrizione rappresentano un'alleanza terapeutica con le terapie attive. In realtà dovremmo rispolverare la piramide alimentare che abbiamo studiato alle scuole elementari, perché già quella ci aiutava nell'introdurre il concetto di corretta alimentazione. Nella piramide alimentare alla base c'è l'acqua che rientra nell'idratazione, nell'alimentazione vera e propria, e di nuovo la verdura, i cereali, mentre occorre limitare l'utilizzo di carni processate, di carni rosse e delle cotture ad alto indice termico. Una sana e corretta alimentazione sono alla base per prevenire i tumori. Sembra il segreto di Pulcinella, però è così. Noi molte volte non facciamo caso a cosa mangiamo, anche perché viviamo in un paese felice dove si dà per certo che si mangia bene. Però negli ultimi anni sono cambiati i nostri stili di vita, si sono accelerate delle procedure, abbiamo sempre meno tempo per cucinare. Prima le nostre mamme e le nostre nonne ci preparavano una sana e corretta alimentazione, dei sani e corretti piatti, ora non abbiamo più tempo e quindi rischiamo di mangiare delle porcherie. Allora, per prevenire questo, innanzitutto riduciamo la carne, mangiamo un paio di volte a settimana, mangiamo tantissimo pesce, almeno 5 volte a settimana, e abbuffatevi di verdure. In questo modo starete benissimo, soprattutto la famiglia delle crucifere. Abbuffatevi di cavolfiori, abbuffatevi di verze e starete benissimo. I cibi sconsigliati per una sana e corretta alimentazione sono l'eccesso di proteine, l'eccesso di grassi e l'eccesso di carne rossa. Questo sicuramente non giova a una sana e corretta alimentazione. Bisogna essere morigerati sull'alcol. Noi ci stiamo cimentando con un progetto che è quello di mettere in campo un menù adatto per i pazienti oncologici, e questo non è semplice, ma non è neanche impossibile, e arrivare quindi a gol con un qualcosa che faccia aumentare alla grande la qualità percepita anche durante il periodo che le persone passano nell'ospedale.